Gianluca Sforza dell'Atletico Torremauro dopo la vittoria netta per 7-0 appena ottenuta contro il Villa Gordiani, tornata a vincere dopo il pareggio, il semipasso falso diciamo di settimana scorsa, partita praticamente sempre in controllo. Avete risposto al meglio alla vittoria di qualche minuto fa del Real Setteville. Come è andata quindi questa partita che di fatto, in cui di fatto non avete mai sofferto? Sì, come hai detto tu, veniamo da un pareggio e ci abbiamo messa tutta per vincere la partita. Purtroppo nel calcio non si può sempre vincere, siamo tornati a casa con un pareggio. Durante la settimana abbiamo lavorato bene per farci trovare pronti per questa partita e abbiamo risposto bene sul campo. Continua il duello a distanza, quindi, come dicevo, con il Setteville. Pensate che sarà proprio lo scontro diretto contro di loro quello decisivo per questo campionato, oppure magari si potrà approfittare di qualche passo falso prima? Noi prima pensiamo a noi stessi, facciamo partita per partita, cercheremo di vincerle tutte e poi più in là vedremo cosa succederà col Setteville quando verranno qui in casa nostra. Ti ha già ringraziato Carboni per lo splendido assist. Grazie. Che gli hai fornito per il 2-0 momentaneo messo appunto che hai fatto nel primo tempo. Sì, sono contento che ho fatto l'assist e sono contento che Mirko ha segnato. Sentite di poter andare a vincere questo girone, quindi ottenere la promozione? L'obiettivo è quello, vedremo a lungo andare cosa succederà, noi ce la metteremo tutta e vediamo fino alla fine.